Sei in ascolto di RDA Radio 1, circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1, circuito Spreaker, la tua radio web. Restate in ascolto. Tra poco, la nuova puntata di Musicando, il ballo in radio. Hai scelto il meglio, te ne accorgerai. Tutto il materiale audio, video, fotografico trasmesso in questo canale è prodotto con mezzi propri o con risorse web free o ancora con licenza di autori indipendenti o editori, pertanto libero da copyright. RDA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. In diretta stiamo per trasmettere Cantando, ballando e musicando, il ballo in radio. Il programma è diretto e presentato da Tony Mantineo, tecnico del suono Maurizio Artesani. Vi auguriamo un buon ascolto. Salve a tutti, bentrovati. Trasmissione leggera questa sera, non molto impegnativa. Più che altro sarà un resoconto del lavoro svolto in questa settimana. La puntata è la numero 165, ringrazio gli editori Roberto De Angelis di RDA Radio 1, Stefano Tini di Stappa Radio ed anche gli amici di Radio Ballerina One, oltre a tutte le altre emittenti collegate. Ben trovati a tutti, l'augurio che possiate trascorrere insieme a noi una buona serata in nostra compagnia. Ed eccoci insieme a parlare di ballo, sport, spettacolo, tutto quello che ci rappresenta in questa trasmissione. Non abbiamo gli opinionisti perché sono assenti, li abbiamo chiamati ma non rispondono ai telefoni, né Antolini, né Marcelli, né Dippoliti, tutti impegnati perché, però è vero, siamo stati impegnatissimi domenica, chi con i raduni, chi al CONI, chi in altre occasioni, per cui diventa difficile poi lunedì smaltire, martedì essere puntualmente in diretta, però per questa settimana è così, ma nelle prossime occasioni cercheremo ovviamente magari di avere altre voci ancora nuove che possano arricchire il nostro dibattito sul ballo. E allora, come ho detto, reso conto del lavoro svolto in questa settimana. Sabato sera, improvvisamente, non lo abbiamo potuto annunciare preventivamente sui social, su WhatsApp, nelle nostre forme di contatto dove i nostri amici possono vederci, abbiamo avuto una serata del Musicando Dancing Tour, specialissima, all'aperto. Pensate, l'ultima serata all'aperto della stagione, perché poi domenica mattina è venuta giù un'acqua veramente incredibile. Siamo stati fortunati perché abbiamo avuto una serata con una grande orchestra in una nuova sala del circuito di Canale Danza che si chiama ASD Pavona. Si trova proprio a Pavona, frazione di Albano Laziale, proprio ai Castelli Romani. Questa società sportiva, che al tempo era un circolo molto famoso nella zona di Pavona, ha organizzato una grande pista da ballo tutta nuova. Purtroppo l'ha terminata poche settimane fa e hanno potuto realizzare solamente pochissime serate di ballo all'aperto, ma dalla prossima stagione saremo già presenti, già all'apertura con la prima, per una nuova stagione, ma questo il prossimo anno. Però sabato sera ci siamo divertiti, abbiamo avuto un'orchestra che si chiamano Charleston, abbiamo avuto parecchi amici che ballavano ed è stata un'anticipazione di quello che poi si è sviluppato domenica, il raduno della FIBES, della federazione. Però sabato sera ci siamo divertiti ballando, abbiamo realizzato interviste, immagini che vedremo giovedì, quindi fra un paio di giorni, giovedì sera, durante la trasmissione televisiva Il Ballo in TV. A proposito, molte persone ancora non sanno come poter vederci. Basta che andate in internet, sul vostro motore di ricerca scrivete Canale Danza Radio TV, oppure solamente Canale Danza, perché è la prima e la televisione è tutta rossa, di colore rosso, per cui potete ascoltare sia la radio in diretta e sia anche vedere il programma televisivo del giovedì. E giovedì, quindi, appuntamento a tutti gli amici che hanno partecipato a Pavona per questa grande serata del nostro Musicando Dancing Tour, ballando, suonando, cantando, insomma, con tutte le nostre cose. Veniamo invece a parlare dell'altra situazione, quella che abbiamo avuto domenica, sempre presso la SD Pavona, il raduno federale della FIBES, Federazione Italiana Ballo Spettacolo, organizzata dal Coordinamento di Roma.
buona partecipazione soprattutto dal basso Lazio. Abbiamo avuto esponenti, pensate, che hanno percorso veramente tantissimi chilometri provenendo da Minturno, da Formia, da Gaeta, da Priverno, da Latina, insomma persone che hanno fatto veramente tanti chilometri. E invece io devo farla questa considerazione: persone provenienti da Roma sono venute in ritardo oppure dopo aver prenotato non si sono nemmeno presentate, ma questo lo sappiamo da 20 anni, ma fa parte del mondo del ballo, una tipologia di comportamenti proprio come questa. Durante il raduno sono emerse veramente molteplici problematiche che riguardano il ballo degli ultimi tempi, degli ultimi anni. Molti ancora scherzano con il ballo, non sanno che c'è stata una riforma governativa per quanto riguarda il terzo settore, perché le organizzazioni di volontariato, le associazioni sportive, i corpi bandistici, tutti coloro che fanno parte di un certo tipo di associazioni come anche le Onlus sono state inquadrate in questa riforma del terzo settore. Innanzitutto c'è la riforma del proprio statuto. Pensate, una volta per realizzare un'associazione come consiglio direttivo bastavano solamente 3 o 4 persone. Adesso invece è stato portato a minimo 7 persone. Bisogna essere 7 persone per creare una scuola di ballo SD, un'associazione Onlus di volontariato. Spesso è noto, si sapeva, il padre, la madre, la sorella, il fratello si mettevano insieme, creavano uno statuto e creavano un'associazione. Adesso o sei una famiglia numerosa oppure bisogna ricercare delle persone che partecipano attivamente alla vita dell'associazione. E questa è una regola che secondo me non ci piove, è una riforma per il quale gli statuti nuovi che queste associazioni dovevano riformare e presentare doveva entrare in vigore il 1° agosto di quest'anno, però c'è stata una proroga ed è stata rimandata a luglio dell'anno prossimo. Quindi tutte le associazioni APS, Onlus, associazioni di volontariato, associazioni sportive dilettantistiche hanno ancora diversi mesi per mettersi regola. C'è anche però una bella notizia, oltre a quella brutta che bisogna essere minimo 7 persone fidate per creare questo consiglio direttivo. La notizia bella è che è stata abolita la marca da bollo di 16 euro per ogni pagina da applicare sullo statuto. Quindi si vanno a risparmiare 150-200 euro minimo per realizzare il vostro nuovo statuto. Con 200 euro, più o meno quelli sono i costi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, si riesce ovviamente a modificare lo statuto oppure a crearne uno nuovo. Fatto questo però, sempre all'Agenzia delle Entrate bisogna richiedere il modello EAS, questo riguarda le associazioni di ballo, questo è molto importante. Quindi registri di carico e scarico, entrate e uscite, registro social. Attenzione, un'altra informazione che do a coloro che hanno le scuole di danza: per avere un'associazione effettiva che funzioni bisogna avere perlomeno un minimo 20 iscritti, perché ci sono associazioni registrate che hanno 3-4 iscritti, 4 tessere, quelle proprio per legge sono come se fossero inesistenti. Per avere una vita sociale bisogna essere almeno una ventina di soci, ballerini, consiglio direttivo, altrimenti sulla carta l'associazione è inesistente. L'altra informazione che voglio dare in questa puntata veloce e speciale è quella che se non si fa parte del terzo settore, praticamente se l'associazione sportiva, in questo caso la scuola di ballo, non partecipa a gare di ballo, non è iscritta al CONI, non è iscritta con nessun ente di promozione sportiva, automaticamente passa come un'attività commerciale, come se fosse un negozio, con tutte le conseguenze che poi ne derivano. Ecco perché adesso possiamo dire che il ballo, il nostro settore dello sport, ma noi ci occupiamo di ballo, quindi vi parlo di ballo, diciamo che è stato delineato in ballo sportivo e ballo commerciale, per coloro che magari dicono noi ci divertiamo, noi non abbiamo tessere, non abbiamo niente, beh a quel punto siete un'attività commerciale come se fosse un negozio. Oppure bisogna iscriversi in questa trafila, nel registro CONI 2.0 con gli enti di promozione sportiva, essere quindi compresi nel cosiddetto terzo settore. Ora sta a voi decidere. Ci sono maestri, colleghi che ancora scherzano, che ancora si appoggiano, addirittura sono venuto a conoscenza che si insegna ballo dentro un ristorante, privo anche di defibrillatore, privo anche di delle minime strutture necessarie per un insegnamento del ballo.
Ora attenzione a quei colleghi maestri che ancora scherzano su questo, che non hanno assicurazione, che non hanno certificato medico agonistico, perché guardate, noi lo sentiamo anche dai telegiornali, adesso c'è veramente la caccia all'evasore, per cui il ballo che da tanti anni ha di questa tipologia, non solamente il ballo, ecco, diciamo che in Italia, diciamo che questo è un problema veramente culturale per quanto riguarda il nostro modus operandi, e il ballo sicuramente non è esente. Allora questi sono i consigli che noi, come addetti del settore, innanzitutto prima di comunicazione che riguarda il ballo come trasmissione radiotelevisiva di settore, e poi anche come esponenti federali, quindi attenzione a non scherzare più da oggi in poi, e quindi tesserate i vostri allievi, defibrillatore, certificato medico. Certo, è complicato, non c'è dubbio, ma lo sappiamo che la burocrazia in Italia è quello che è, però per ballare bisogna ottemperare a questo, altrimenti si va semplicemente il sabato sera in balera, si paga il biglietto e si balla con l'orchestra. Ecco, non ci rimane che fare questo, ma se si vuole operare nel mondo del ballo bisogna scegliere o ballo commerciale pagando tutte le tasse come se fosse un negozio, oppure ballo sportivo con tutta questa trafila di operazioni a cui adempiere. Bene, mi fermo qui per ora con questa puntata leggera, puntata speciale del Ballo e Radio. Do la linea al nostro tecnico del suono, primo blocco, primo stop. A tra poco ancora per la parte finale della puntata. Il Ballo in Radio, ogni martedì alle ore 21 su RDA Radio 1, Radio Stop, Radio Ballerina One. Inizia un nuovo entusiasmante campionato federale di ballo e spettacolo, Gran Premio Interregionale Lazio, torneo a ranking con 12 stili diversi di ballo, sia in coppia che in squadra, con 8 incontri in diverse località della regione. Non mancare alla prima giornata del Gran Premio del Lazio, domenica 13 ottobre a Cisterna di Latina, presso il Palasport San Valentino. Il torneo ancora una volta include il Festival dei Ricordi e il campionato federale ufficiale riservato ai centri anziani. Tutte le informazioni le trovi nel sito fibesroma.altervista.org. Gran Premio Interregionale Lazio Fibes Fisda. Ricomincia il campionato di ballo più spettacolare. Non mancare alla prima giornata di campionato, domenica 13 ottobre a Cisterna di Latina, presso il Palasport San Valentino. Apertura cancelli, ore 9. Gran Premio del Lazio, la rivoluzione del ballo da gara. Si sa che per molte persone il ballo è una mania, anzi meglio dire ballomania. Grande sala da ballo con 600 metri quadri di pista in parquet. Troverai servizi di ristorazione e pizzeria e serate danzanti con orchestra. Come vedi, è tutta una mania, anzi è ballomania. Sala da ballo a Roma, in via Boccea 1286, telefono 331-3289-855. Ballomania, la sala da ballo che fa impazzire. Oh, fatemi scappare, che altrimenti portano via anche me. Per trasmettere le vostre produzioni musicali e discografiche durante le trasmissioni Il Ballo in TV e Il Ballo in Radio, inviare il materiale alla seguente email istituzionale: cosediballo@libero.it, allegando la licenza dell'autore o dell'editore per gli utilizzi destinati. L'universo del ballo non è una piccola nicchia di settore come erroneamente si crede. Per questo il mondo del ballo è un mezzo nuovo, efficace ed è indicato per la promozione di qualsiasi attività commerciale. Per la pubblicità della tua azienda, scegli il mondo del ballo. Per la tua pubblicità su Musicando, 333-3032-222 e sarai dei nostri. Il Ballo in Radio. Tutte le notizie, l'attualità, la rassegna stampa, i dischi fuori mercato e giochi a premi. Martedì e giovedì alle ore 21 su RDA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Staff. Il Ballo in Radio, la trasmissione dei ballerini, degli insegnanti, dei musicisti e dello spettacolo. Un programma di informazione sotto il segno del ballo. Torniamo in diretta con il Ballo e Radio, puntata numero 165, puntata un po' morbida di commento e soprattutto anche di informazione su quello che sono le problematiche del ballo sportivo.
e soprattutto di questo inquadramento delle ASD, associazioni sportive dilettantistiche, pertanto non solamente il ballo ma anche le associazioni di karate, di calcio o di altri sport, che subiscono questo giro di vite burocratica tra virgolette, che serve quindi a regolamentare meglio e rendere sicuramente più professionistico un ambiente. Bisogna però essere obiettivi. Siamo inquadrati ancora, mi ci metto anch'io che faccio parte del ballo, siamo inquadrati come dei dilettanti, però dobbiamo ottemperare a regole quasi da professionisti, perché sembra che dobbiamo anche assumere un fiscalista che ci possa dare dei consigli su come amministrare l'associazione sportiva, che sia o di ballo o di altri sport. Ora con i fiscalisti, con gli addetti ai lavori, si stava valutando se è possibile magari operare con una partita IVA di flat tax, quelle fino a 65.000 come ditta individuale, oppure magari vedere se è più difficoltoso invece operare attraverso gli enti di promozione sportiva, quindi creare magari dei sistemi così privati con partita IVA, oppure ancora ottemperare a questa sorta di richieste che provengono dal CONI, che provengono dall'Agenzia delle Entrate, che provengono da tutta la burocrazia del terzo settore. Per cui noi come Canale Danza sappiamo che si stanno tenendo delle riunioni, delle tavole rotonde, degli incontri con addetti ai lavori che stanno cercando di discutere di queste problematiche, e ovviamente noi vi terremo informati nelle prossime trasmissioni sugli sviluppi di queste riunioni che si stanno svolgendo, e cercheremo anche di portare gli addetti ai lavori ai microfoni perché con la loro viva voce potranno fare il resoconto di quanto si sta discutendo in queste varie occasioni. Ora, sempre per metterci al servizio dei ballerini, è chiaro che noi di Canale Danza vi diamo un po' qualche indicazione, vi consigliamo per esempio qualche ente, qualche competizione di ballo dove magari è possibile ottemperare alle leggi spendendo poco, perché poi alla fine tutto questo va sempre sulla tasca dell'ultimo anello della catena, quindi chi è? Il ballerino, il fruitore. Perché poi se aumenta la tassazione, se aumentano poi quello che sono tutte le situazioni da ottemperare, è chiaro che la SD è costretta ad aumentare quello che sono le quote istituzionali, i contributi che poi vanno chiesti al ballerino per poter operare. Ecco che poi molti stanno cercando già da adesso di rifugiarsi nelle sale da ballo. Quindi io mi vado solamente a divertire, sabato sera pago biglietto, non mi importa delle associazioni, di fare gara, ballo così tranquillamente. Ecco, non vorremmo che però questo faccia allontanare i competitori, coloro che hanno la passione del ballo sportivo, perché diventerà poi costoso, difficoltoso, dare tutti i dati, codici fiscali, certificati medici, tutta veramente una trafila di cose, poi per magari solamente per ballare qualche domenica, ecco. Noi comunque siamo dell'idea che lo sport dovrebbe essere molto ma molto agevolato, perché signori, lo sport toglie le persone dagli ospedali, lo sport fa bene, lo sport dovrebbe essere proposto gratuitamente da quello che sono tutte le varie istituzioni, non dovrebbe avere grossi costi né sull'organizzazione di chi fa sport né soprattutto sull'ultimo anello della catena, sullo sportivo. Qualsiasi esso sia, che sia ballerino, che sia un calciatore, che sia un tennista, che sia un maratoneta, che sia uno che corre la mattina, la sera, lo sport fa bene alla salute. E allora bisogna agevolare in tutti i modi lo sport. Ecco, ci sono altri correnti di pensiero che si stanno riunendo proprio nel tentativo di porre questa istanza. Ma come, lo sport fa bene? Perché noi dobbiamo ottemperare a tutta questa norma veramente incredibile di registri, di matricola? Matricola, ti danno un numero di matricola per la tua associazione sportiva con la quale devi interagire con il CONI, per uno sport che poi magari è considerato dilettantistico. Quindi la domanda che molti esponenti del settore si pongono: ma esiste un inquadramento fiscale più semplice, ancora più semplice di questo, affinché il maestro di ballo non diventi un manager o che debba assumere delle segretarie o un fiscalista magari per compiere quattro passi? Non so, pensiamo alle piccole scuole di danza, cosa devono fare, che hanno 4-5 coppie, hanno solamente 10 persone, meno di delle famose 20 persone per essere considerati associazione sportiva. Si sta parlando anche delle BAS, delle associazioni di base. Ecco, questo poi è un altro argomento che affronteremo nelle puntate successive.
Bene, cari amici, mi fermo qui per questa sera con la trasmissione. Le notizie sono state interessanti. Tenetevi sempre in contatto attraverso i social media. Abbiamo quindi Facebook, gruppo pubblico Canale Danza. Abbiamo WhatsApp a questo numero 333 30 32 222 per essere in contatto diretto con la redazione. È un numero che potete usare anche con la voce. Vorremmo ritornare come una volta si realizzava il contatto tra le radio private e i radioascoltatori, quindi attraverso la telefonata. Chiamateci anche in diretta, messaggi vocali. Insomma, oggi che ci sono più mezzi vi sentiamo più lontani. Io addirittura sento persone che quando chiamano: scusa, ma ti disturbo, ti posso telefonare? Oh signori, dalle 9 del mattino alle 20 di sera è come se fosse una qualsivoglia attività, insomma, non c'è motivo di disturbare. Certo, se chiamate a mezzanotte, a meno che non abbiamo una notturna, come si realizzavano nelle famose radio private, e questo Roberto De Angelis lo sa, le famose notturne nelle radio, dove in diretta lo speaker trasmetteva in tempo reale dalle 22 della sera fino alle 6 del mattino, con delle overdosi di caffè incredibili, perché il sonno poi giustamente giungeva. Ma le persone la notte chiamavano le emittenti private negli anni 70 e 80, lo ricordo benissimo, anche io ero un conduttore di notturne presso le emittenti radio dove lavoravo, ed è stata un'esperienza bellissima che ci ha formato. Ecco, adesso che abbiamo tutti questi mezzi sentiamo persone: scusa, ti posso telefonare, ma ti disturbo? Sembra che così, con questa privacy, che poi è come nascondersi dietro un dito, perché basta uscire per la strada e siamo controllati, scannerizzati, telecamere. Se entriamo in un paese la nostra autovettura viene scannerizzata dalle telecamere, sa che ora entra, che ora esce, e poi magari ci mettiamo paura se la nostra fotografia viene esposta su un social media, se una telefonata che facciamo a qualcuno disturba. Insomma, io penso che adesso rifugiarsi dietro la parola privacy è come nascondersi dietro un filo d'erba. Quindi vorrei portare i nostri radioascoltatori anche a riflettere su questo. E con questo chiudo la puntata di oggi, vi ringrazio per l'attenzione. Il martedì prossimo saremo sicuramente ancora più forti con l'informazione, con il ritorno dei nostri opinionisti attraverso la trasmissione. Vi do appuntamento a giovedì sera ore 21 su Canale Danza. Basta che andate sui motori di ricerca e scrivete Canale Danza per ascoltare anche la puntata televisiva con tante altre informazioni di settore. Grazie ancora per l'attenzione, alla prossima occasione con Il Ballo in Radio. Abbiamo trasmesso Cantando, Ballando e Musicando, Il Ballo in Radio. Ha condotto in studio Tony Mantineo. Tecnico del suono Maurizio Arpesani. Per contattare la redazione di Musicando Il Ballo in TV, invia posta elettronica a cosediballo@libero.it. RDA Radio 1, Radio Ballerina 1, Radio Stap, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Non ci lasciare.